Eccolo stiva domani ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, spero di avervi risvegliato con questo bel ciocco mattiniero e partiamo subito con le notizie di oggi, perché Thiago Motta, come già detto nelle precedenti settimane, è ormai in procinto di firmare, tutto avverrà con una firma elettronica, telematica, perché i documenti sono stati già trasferiti sia a lui, al suo entourage e ai suoi assistenti e quindi si procederà veramente in maniera celere. Naturalmente l'incontro previsto definitivo al raduno sarà il 10 luglio, quindi fino a quel momento non ci sarà neanche il motivo di scomodare Thiago Motta e fargli finire le vacanze in Portogallo anzitempo, in modo tale che tutto potrà essere diciamo risolto con queste burocrazie anche a distanza, ecco. Quindi ecco perché non sentiamo nulla di che, proprio non c'è nessun motivo di accelerare la situazione, proprio perché ormai è tutto ormai fatto. Anche ho visto Tutto Sport ha riportato la notizia, ovviamente Giuntole già al lavoro per garantire appunto alcuni arrivi di giocatori. Avete visto Di Gregorio ormai fatta, l'operazione è stata chiusa, manca solo l'ufficialità. Su Cube Miners c'è già l'accordo trovato col giocatore e l'entourage, tra l'altro anche con un ingaggio di 4 milioni, c'è solo da definire l'accordo con l'Atalanta, quindi in questo momento manca soltanto, diciamo, questa parte qui. E poi ovviamente altra cosa importante, parleremo anche di Chiesa, perché c'è tanta concorrenza per lui in Italia, Milan e soprattutto Napoli, con una Roma che praticamente sta tentando di tutto, grazie anche a De Rossi, per avere il ragazzo azzurro e il numero 7 bianconero. Ci sarà un incontro con Farid Ramadani proprio in prossima settimana, forse anche per parlare di altri giocatori, ma magari anche per trattare il discorso Chiesa. Quindi tanto movimento, tanto vespaio se vogliamo, e quindi ovviamente dobbiamo toccare un po' tutti i punti. Tra l'altro ci sono anche dei giocatori che, proprio per liberare, no, spazio ai nuovi, le nuove entrate, potranno andare via. Un esempio di questi è Miretti, che come avete letto anche voi è un giocatore che piace molto al Genoa, avrà bisogno di spazio il prossimo anno, vuole giocare titolare e quindi col rientro di Fagioli avrà sicuramente meno minutaggio, e Thiago Motta avrebbe anche espresso il desiderio di mandarlo in prestito. Quindi vedremo anche il Grifone cosa farà. Girardino sarà ben che contento di poterlo prendere, ha chiesto proprio il giocatore alla Juventus, e quindi potrebbe esserci questa soluzione. Mentre per quanto riguarda le contropartite tecniche per arrivare a Cup Miners, il cui prezzo è sempre 60 milioni secondo la DEA, inseriamo Huijsen e Illing Junior. Qualora appunto Huijsen non riuscissimo appunto a valutarlo a una certa cifra, potrebbe andare a Leverkusen da Xabi Alonso, mentre Illing Junior potrebbe veramente entrare in questa trattativa in Italia, perché comunque andare a rafforzare una diretta concorrente, perché il Bologna quest'anno farà sicuramente un ottimo campionato, è un rischio. E ecco, quindi mandarlo all'estero potresti monetizzare, è vero che è un grande talento, però almeno non te lo ritrovi in campionato e non te lo ritrovi in una competitor. Illing Junior, e invece, siccome il Bologna cerca un esterno, potrebbe fare al caso loro. In ogni caso tutti e due comunque potrebbero produrre un bel gruzzoletto, un bel tesoretto per andare ad abbassare il valore finale di Thiago Cup Miners. Quindi anche qui ci sono degli sviluppi notevoli, e come ho detto l'assalto è netto, evidentemente Giuntoli vuole a tutti i costi questo giocatore, lo reputa necessario per questo scacchiere del 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 di Motta, giocatore di grande dinamismo, di grande movimento, di grandi colpi anche su punizione, tiri da fuori, sempre in doppia cifra, un grande assist man, giocatore che fa da collante con tutti i reparti. E quindi, come ho detto, ripeto, spero di non fare un buco nell'acqua proprio per questo valore enorme del cartellino. L'ingaggio alla fine è la meno, 4 milioni è abbordabile, però come ho detto questo salto Atalanta-Juventus o Atalanta altre big europee è sempre sempre molto delicato, l'abbiamo visto negli esempi appunto precedenti a questo. Poi altra notizia molto importante invece è quella che riguarda altre situazioni, ovviamente abbiamo detto quella di Di Gregorio, appunto in definizione totale, con Giuntoli che lo considera a tutti gli effetti il nuovo Peruzzi, e lo seguiva già dai tempi del Pordenone in cui aveva già dei colpi importanti. E ovviamente Thiago Motta, dopo la chiusura del colpo appunto con l'incontro tra Giuntoli e Galliani, ha detto proprio che è molto contento di questo colpo, ha osannato Giuntoli per questa operazione, veramente lusingato, perché è un portiere veramente valido, bravissimo anche coi piedi oltre che tra i pali,
forte fisicamente, forte nelle uscite basse e anche nelle uscite alte. Uno che non si fa pregare, uno che chiama la palla, uno che urla la difesa, la comanda da dietro in maniera maniacale anche sui calci piazzati. Quindi, insomma, è un portiere di quelli moderni che può giocare con la difesa alta, non ha paura, no, di dover rinculare se ci sono dei contropiedi avversari, perché è molto bravo a coprire gli spazi e soprattutto a dire alla difesa come posizionarsi anche correndo all'indietro. Questo è fondamentale, non l'abbiamo avuto con Szczęsny in queste stagioni. Ecco, quindi per il resto direi che abbiamo detto praticamente tutto. Vi do questa praticamente quasi ufficialità, che è quella di Pompilio, no? Come assistente di Giuntoli. Il contratto è stato depositato ormai in Lega, mancherà solo la firma a tempo debito. Tornerà al fianco proprio del DT Toscano dopo una grandissima esperienza avuta al Carpi e avuta anche al Napoli. E ovviamente Giuntoli è venuto via un anno prima rispetto a lui, però l'obiettivo è quello di costruire una Juventus super, una Juventus strutturata dalle basi con solide fondamenta, e programmare appunto il prossimo triennale insieme. Quindi presto si riabbracceranno, sarà bello vedere appunto Giuntoli aiutato da diversi assistenti quali Pompilio e Stefanelli, e vedremo se sarà sbravati dal Genoa, perché quest'anno ha lavorato da solo e nonostante tutto è riuscito comunque a migliorare la situazione del bilancio della Juventus, a portare a casa tutto insieme, non solo con lui, con l'allenatore, con i giocatori, tutto l'ambiente, una Coppa Italia al primo anno alla Juventus, in un momento in cui comunque si parlava di anno zero. Quindi abbiamo cominciato comunque l'era Giuntoli in maniera buona e ovviamente adesso aspettiamo soltanto di definire tutte le ufficialità dell'allenatore, dei prestiti, delle cessioni, delle entrate, insomma tante cose da dire. C'è un po' di rallentamento invece per quel che riguarda Calafiori, che è una pista che si è un po' raffreddata per il fatto che il Bologna non lo vuole cedere, quindi non accetterebbe in questo momento contropartite, vorrebbe soltanto cash, 25-30 milioni, col fatto che c'è da dare il 40% dell'introito al Basilea, quindi è chiaro che dal punto di vista non si può certo biasimare i felsinei per chiedere solo parte cash. Giuntoli ci proverà fino all'ultimo ad accontentare Thiago Motta, però non ci sono garanzie che tutto questo possa andare in porto. Per concludere, abbiamo detto praticamente tutto quello che passava in convento a livello di Juventus. Caio Jorge ufficialmente passerà al Cruzeiro, l'abbiamo detto, tornerà in Brasile, giocatore di Belo Horizonte, è stato un po' sfortunato perché arrivò appunto per giocare con Ronaldo, poi fu mandato via e si fece anche male successivamente rompendosi il crociato, se non sbaglio, e tornò comunque giocando anche con la Next Gen, poi venne girato al Frosinone dove non ha fatto benissimo, qualche gol in qua e in là, però non ha mai veramente inciso per poter dire lo riprendiamo, lo rimettiamo in prima squadra. E quindi giustamente, come ha detto anche Di Marzio, prenderemo in totale tra base fissa e bonus 7 milioni dal Cruzeiro, e poi avremo anche la possibilità di avere una percentuale sull'eventuale rivendita del giocatore, quindi per lui un quinquennale con un buon ingaggio, ritornerà nel calcio appunto dove era nato e cresciuto, e vedremo poi come andrà. Quindi un grosso in bocca al lupo al nostro amico brasiliano. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e Danila, forza io fino alla fine.